Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini dice: ma si rendono conto che un'impresa, uno studio professionale, un negozio, una famiglia non può stare dietro ai decreti che cambiano ogni settimana? Quindi governo e maggioranza non si rendono conto di non avere una squadra all'altezza. Basta pensare al caos che c'è nella scuola o agli scioperi degli avvocati in molte città, senza che Bonafede muova un dito. Spero che quello del rimpasto non sia il dibattito delle prossime settimane. Preferisco parlare di soldi e salute, conclude il segretario della Lega. Naturalmente sta parlando dei DPCM che ci sono settimanalmente, no? Ogni domenica ce n'è uno, perché cambia la zona gialla, la zona rossa. Cambiano le regioni, cambiano i regolamenti, adesso il coprifuoco dalle 22 a mezzanotte, alle 21, alle 18. Realmente ci si capisce poco. Ieri mio cugino vedo su Facebook che chiede: scusate, ma qual è la differenza tra la zona arancione e la zona gialla? Perché non l'ho capito. Probabilmente le differenze sono veramente così minime da essere inesistenti. E il fatto è che gli italiani non ci stanno capendo più niente. Ma posso uscire il cane? Posso andare a passeggiare? Sì, i negozi sono aperti, ma da quando? È da ieri. Ah, non ne sapevo niente. Insomma, questi DPCM fatti ogni settimana, più che disorientare gli studi professionali, le imprese, disorientano non solo le famiglie, ma proprio anche chi ha un'azienda che dice: ma adesso il camion delle consegne, a che ora deve arrivare? È tutto confusionario. Per questo che, come il presidente di Confindustria Bonomi, Carlo Bonomi, dice: questo governo non ha una visione, manca un progetto. Manca un progetto. È un governo che non è abituato a lavorare per progetti, anche perché sono persone che non hanno mai avuto questa cosa dei progetti. Una cosa sono gli industriali che hanno visione e progetti, una cosa è il governo di persone molto improvvisate, che quale progetto volete che abbiano. Ma intanto torna alla ribalta l'attivismo di Matteo Salvini. Molti sono rimasti stupiti perché è andato dai sindacati, no? Incontro con i sindacati, dice: ma in che senso l'incontro con i sindacati? E Forza Italia dice: beh, è un bene per tutti, perché poteva essere interpretato da qualcuno, soprattutto nel governo: ah, adesso che abbiamo collaborato con Berlusconi perché ci servivano i voti, adesso Salvini parla con i sindacati. Ma cosa si è messo in testa di venirci a dire quello che dobbiamo fare adesso? Ma non è proprio così, perché sono i sindacati che hanno chiamato Matteo Salvini. E beh, d'altronde Matteo Salvini è il capo del primo partito. Qualunque sia la percentuale, 23, 24, 25, 26, perché secondo i sondaggi si va dal 23 al 26%. I sondaggi, diciamo, di una certa parte lo danno al 23, i sondaggi di un'altra parte lo danno al 26, ma ipotizziamo un 25. Ecco, comunque sia, 25% è un signor numero. Il 25% vuol dire che un italiano su 4 vota Lega. Un italiano su 5 vota PD, per esempio. Un italiano su 6 vota Fratelli d'Italia. Questo è un po' a grandi linee. E quindi realmente l'attivismo di Salvini, Matteo Salvini non si è mai tirato indietro. Non è che ha detto: ah, boh, sono all'opposizione con i sindacati, ma chi se ne frega, parlateci voi, insomma. Invece no, lui continua a lavorare sempre, parla con i sindacati, sente quello che dicono per farsi anche lui un bagaglio di conoscenze e di proposte che poi può elaborare e proporre al governo, che ovviamente non ascolta, ma ascolta solo Berlusconi perché ha bisogno dei voti. Questa è la realtà. Nuova settimana, poi nuovo vertice anche nel centrodestra, anche se non soprattutto per sciogliere il nodo delle amministrative a Milano. Roma, Bologna, Napoli, Torino, oltre che alle elezioni regionali in Calabria, diventate indispensabili dopo l'improvvisa scomparsa di Jole Santelli il 15 ottobre scorso. Poi c'è la proposta della federazione lanciata dalla Lega che gli altri due partiti non accettano. Meloni ha detto: bah,
Insomma, la federazione, meglio una confederazione, cioè ognuno sta al suo posto e poi di volta in volta ci mettiamo d'accordo, ecco. Quindi gli altri alleati non ci stanno, sono partiti con forti connotazioni caratteristiche personali. Berlusconi, che ha fondato il centrodestra, non si farà mai comandare da Salvini. La Meloni, con un partito in forte crescita, non si farà mai comandare da Salvini, come Salvini non si farà mai comandare da Berlusconi o dalla Meloni. Quindi nel centrodestra ci sono tre forti identità, tre personaggioni, chiamiamoli così, chi sale, chi scende, però sono tre personaggioni con un forte seguito, con un nocciolo duro di sostenitori. Guardate Forza Italia. Forza Italia ha un nocciolo duro del 6% di irriducibili berlusconiani che non lo lasciano per nessuna ragione. E addirittura Berlusconi, con la sua mossa di aiutare il governo, lo strano, no? Lo strano è che sta incrementando nei sondaggi. È arrivato addirittura all'8,3%. Insomma, l'8,3% per un partito che era sceso al 5,5% è un ottimo risultato. Tenete presente che Berlusconi sta cominciando a essere più presente, fa dichiarazioni su dichiarazioni su dichiarazioni. Quindi il fatto di dichiarare, di dire, di parlare sta aumentando i consensi. Prima un po' aveva abdicato, dice sì, sono il capo politico, però vabbè, facciano gli altri, prima c'era Toti e Garfagna, facciano loro. Lui era un po' presidente onorario. Adesso che ha ripreso più in mano la situazione, stanno tornando anche gli elettori. Come vi dicevo, la Lega, ad esempio, si conferma come Ipsos sul Corriere della Sera al 25,5% in forte crescita, era al 24,4%, un punto percentuale tantissimo in una settimana. Quindi c'è chi dà la Lega vicino al 26% e chi dà come Tecné o come addirittura XE, sono più vicini dall'altra parte. Da qui abbiamo Ipsos SVG più vicini al centrodestra, Ipsos XE e Tecné più vicini al centro-sinistra. Chiamiamoli così, più vicini, guardano con un occhio verso di là. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram, nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.